Continua a far rumore il caso della discarica di Riceci da qualche settimana ormai, è infatti finito sotto l'occhio attento della commissione d'inchiesta parlamentare per le ecomafie e che proprio nei prossimi giorni ha convocato una nuova audizione sul tema. Giovedì prossimo, il 15, sarà il via ad una nuova audizione con il presidente Paolini della provincia. Noi abbiamo insistito e ottenuto questa audizione perché la questione, oltre ad avere un profilo ambientale discutibile, ricordo che a Riceci è al centro del distretto biologico più grande d'Italia, siamo all'interno della DOP Casciotta d'Urbino, una DOP casearia importantissima, siamo in un territorio dove la Regione Marche ha girato lo spot di Dustin Hoffman per promuovere il territorio. In un territorio così importante, così bello, straordinario paesaggisticamente parlando, non si può costruire una discarica. Ma anche il metodo di come questo progetto è venuto fuori, non ci convince, perché non si può trovare per strada un imprenditore a affidargli un progetto così importante quando lo stesso progetto poteva essere fatto da Marche Multiservizi in-house senza ricorrere ad altre strutture. E allora vogliamo vederci chiaro chi c'è dietro questa discarica, chi c'è dietro questo progetto e i soldi dei cittadini a chi vanno, perché voglio ricordare che il 52% della società appartiene alla provincia di Pesaro Urbino, ma non all'ente provincia, alla comunità provinciale, cioè a Urbino, Pesaro, tutti i comuni che ne fanno parte. Quindi quelli sono soldi pubblici che vanno gestiti attraverso un percorso di trasparenza, attraverso un percorso di selezione pubblica, attraverso una gestione oculata innanzitutto della scelta dei partner, che a noi non ci sembra che una newco appena costituita possa avere le qualità tecniche, economiche e di struttura per poter portare avanti un progetto del genere. E quindi chiediamo chiarezza su questo tema.